Quante cose si possono fare con una fresa? Onestamente non lo so, ma oggi siamo qui per fare un upgrade delle nostre skills. Un upgrade delle nostre skills. Siamo qui per incrementare le nostre capacità. Siamo a livello 2. Fresa livello 2. Benvenuti in questo nuovo video. Fino ad oggi io ho usato la fresa per realizzare le mie cornici solo ed esclusivamente per creare lo scalino dietro il quale poi si appoggia il quadro. La fresa in realtà ha tantissima potenzialità ed è un peccato sfruttarla solo per questo. Quindi oggi proviamo delle punte diverse della fresa per cercare di rendere le cornici un po' meno banali, un po' più movimentate, no? Venite con me. Queste sono le punte che sono state date in dotazione quando ho comprato la fresa. Come vedete, qui ce ne sono di diverso tipo, a seconda delle necessità. Io per ora ho sempre usato questa, questa, che dovrebbe essere uguale a questa, semplicemente più larga. Però adesso vorrei provare questa, a fare i bordi della cornice con questa che mi crea questa bella ondina qua. Tra l'altro questa punta, come anche questa e questa, vedete che qui hanno questo pirulino scuro, che sarebbe questo? Questa è la guida incorporata all'interno della punta, quindi io non ho neanche il problema di dover attaccare la guida alla fresa e crearmi quindi poi tutti i binari, che è una noia, perché la guida è già incorporata. Non è facile da capire così a voce, però adesso facciamo tutto e vi farò vedere che è una cavolata. Cioè, lo spero, perché non l'ho mai fatto. Tagliamo i pezzi e vi faccio vedere. Adesso che tutti i pezzi sono tagliati, si va a mettere la punta alla fresa. Io direi di cominciare con la parte a ondina, la parte più divertente, anche per vedere subito come viene fuori. E poi, se mi piace, farò anche lo scalino dietro, perché per questa cornice va fatto lo scalino. Altrimenti no, non vado avanti. Abortiamo il piano, in quel caso sì. Freedom! Freedom! Let's go! Pronti qua. Sembrerà strano, ma la parte più difficile è aprire sta scatolina, che non so mai come si apra. Ce l'ho fatta. Questa è la lama che taglierà e questa è la guida, infatti scorre. Fresa. Momento serietà, scusate. Allora, questo è il quadro che oggi mi sono premunita di coprire per evitare di rovinarlo. Questo è lo script di un video che avevo fatto. Se vi interessa ve lo lascio linkato lì. Eh sì. Tornando al nostro momento serio, questo è il quadro che per comodità tengo orizzontale, ma in realtà è verticale. In ogni caso, questa è la cornice e io non la voglio così, ma la voglio così. Di conseguenza, noi dobbiamo lavorare su quest'angolino qua. La cornice non è a base quadrata ma rettangolare e noi dobbiamo lavorare su quest'angolo qua. Sembra una cavolata, ma poi quando si va a fissare il pezzo per lavorarlo non ti ricordi mai, quindi importante. Torniamo a giocare e fissiamo il pezzo alla tavola. Stupendi! Ho la fronte segnata, vero? Me la sento segnata. In ogni caso, direi approvato, approvatissimo, costo zero, fatica zero, anzi. Altro momento delicato, bisogna zanzare. Bisogna capire quanto profondo fare lo scalino. Come minimo lo spessore del quadro, quindi qua, ma io lo vorrei un po' più in avanti. Vediamo, lo spessore del quadro è 3 cm, quasi. Quindi io farei anche un po' più avanti, lo posizionerei qua. E allora dovremo arrivare circa a 3 e 4.
ricambiamo la punta alla fresa e mettiamo questa per fare lo scalino. Adesso bisogna impostare la profondità della fresa e questa misura coincide con la porzione di cornice che va a coprire il quadro. Di solito io sto molto stretta e faccio mezzo centimetro per lato, quindi impostiamo. Per fare lo scalino, questo è l'asse che abbiamo, questo è il taglio che abbiamo fatto prima. Lo scalino va fatto sullo stesso lato del taglio, quindi internamente alla cornice, ma una cosa che non abbiamo fatto è prendere la misura. Quindi noi adesso prendiamo un 3 e 3, avevamo detto, 3 e 4. E andale. Cominciamo. Adesso proviamo ad attaccare la guida e farla scorrere sul binario. Si sente, il microfono è nascosto. E è la prima volta che lo faccio, quindi vediamo come va. E proviamo. Guardate, penso di aver scoperto che questo serve per aumentare o diminuire la distanza per essere più precisi. In ogni caso, io ho fatto così, come potete vedere là, si vede la linea a matita e la lama. In teoria la lama dovrebbe entrare nel legno. Dai, facciamo una prova. Adesso per fare gli altri pezzi non serve che io riprenda la misura di 3 e 2, ho pensato, perché è sufficiente che io lasci impostata la fresa con la guida e sono a posto. Adesso bisogna pulire i tagli con carta vetrata, a mano o col ferro da stiro. Occhio a tenere quest'angolo appena fatto, questo qui esterno, a 90 gradi, perché è l'angolo che poi si vedrà appoggiato al quadro e se non fosse 90 gradi non sarebbe proprio bello. Ha iniziato a piovere. Bene, è arrivato il momento di accorciare tutti i lati della cornice affinché sia sulla misura del quadro. Come si fa? Come non si fa? Oggi useremo il metodo empirico, ovvero senza prendere misure, a occhio, si copia e si fa a braccio, perché oggi non ho voglia di prendere misure. Spero che questa spiegazione sia soddisfacente per i vostri gusti. La signorina non ha voglia. Vi faccio vedere come si fa. Signora, non signorina, signora. Allora, prima di tutto ci tagliamo un angolo giusto a 90 qua. Il primo viene fatto completamente a caso, stando larghi ovviamente per non perdere legno. Poi prendiamo il quadro e lo facciamo, sì, sempre solite scritte, combaciare dietro. Ok, molto bene, molto bene. Dobbiamo vedere qui e qui dove tagliare. Togliamo il lato lungo. E vediamo qui che questo lato inclinato, questo, entra un po' dentro il quadro. Quindi prendiamo la matita e cerchiamo di riportarlo uguale di qua. Per dire, prendiamo la parte più alta e ci facciamo un segno qua. E sappiamo che qua deve entrare la lama. Come vedete io adesso sto un po' larga, per sicurezza, perché poi a togliere sono sempre in tempo. Quindi per ora faccio questo taglio qua. La lama si appoggerà qua e poi controlliamo di nuovo. Facciamo il check, quindi di nuovo quadro, angolo, quadro appoggiato e vediamo che abbiamo un problema.
Il problema è che qui abbiamo uno scanso di qualche millimetro, di qua invece no, vedete? Ora abbiamo un po' di spazio di manovra, diciamo, perché il quadro poi si può riassestare un po' a metà, però non è la situazione ottimale. Ora, per scoprire se dobbiamo rifare il pezzo, tagliamo anche l'altro lato lungo, gli facciamo l'angolino qua e proviamo ad assemblarli tutti insieme. E speriamo bene. Mi metto distesa che sono più comoda, appoggio il lato corto, faccio combaciare il lato lungo in alto e adesso con questo mi appoggio qua e vedo che in realtà va bene. Sì, sì, era una paura, oh mio Dio, infondata per fortuna. Molto bene, adesso non ci resta che fare la stessa cosa con i due lati lunghi e ricopiare il lato corto. E via! Adesso che abbiamo tutti i pezzi fatti, controlliamo sul quadro le misure se vanno bene. Per controllare ho scoperto il quadro perché ovviamente lo spessore dello scotch sui bordi potrebbe trarre in inganno. Venite con me. Vediamo che va molto bene, ok? Perché una volta appoggiati tutti i lati, se io faccio sto lavoro qua, lo spingo, la cornice si sposta di pochi millimetri, senza mai scoprire i bordi del quadro. Questo va benissimo perché ci lascia un po' di spazio di manovra, anche in fase di incollaggio dopo, vedete? Spingo e va un po' giù, senza però mai lasciare, diciamo, il buco qua. Quindi adesso si incolla. La cornice è finita, adesso aspetto che si asciughi la colla, do una scartavetratina lì dove vedo che c'è bisogno, verniciatina scura e questo dovrebbe essere il risultato finale. Grazie per essere stati con me. Questa era la prima cornice che realizzavo in questo modo, quindi confido che le altre verranno molto meglio, perché ci sono ancora delle cosine, chi ha l'occhio se ne è accorto, ma io non l'ho detto! Chi ha l'occhio se ne è accorto che ci sono delle cosine che non vanno benissimo, però come figura complessiva mi piace assai. È stato molto complicato comunque, sì, devo dire che ho pianto molto durante tutto il processo, non ho ancora finito, quindi finché voi tornate alla vostra vita io torno alla mia. Ciao. Je vais.